Un uomo che si chiamava Satnam Singh, un bracciante indiano di 31 anni, morto a Latina, morto mentre lavorava in condizioni disumane, con una paga che definire paga è oltraggioso, non soccorso, gettato via come un oggetto usato. Che cosa rappresenta la storia di Satnam Singh? Quella storia rappresenta un atto di disumanità grandissimo, perché vuol dire che la persona non conta più nulla. Qui siamo di fronte a una persona trattata come un macchinario, come una merce che può essere comprata e venduta, dove la dignità non esiste più, al punto che è morto perché non è stato soccorso, tra le altre cose. E trovo che proprio perché i nostri che lavorano su quel territorio, della categoria che si chiama FLAI, quella che si occupa dei lavoratori agricoli, sono stati loro che hanno lavorato dopo che hanno conosciuto questa situazione per poterlo accompagnare in ospedale, per tentare di salvarlo, cosa che purtroppo non si è riusciti a fare. Però quello che voglio dire, e noi non a caso, sabato 6 luglio, colgo l'occasione, la CGIL ha deciso di fare una grande manifestazione nazionale proprio a Latina. Perché non siamo solo di fronte a un caso come qualcuno tenta di raccontare, cioè un cattivo imprenditore. Vorrei che fosse chiaro, no, noi siamo di fronte ad un sistema di fare impresa che sta sfruttando e uccidendo le persone, che non è solo nell'agro pontino che esiste e tutti debbono saperlo, non possono far finta di non saperlo. Quell'azienda dove è successo questo caso era indagata da 5 anni e denunciata da 5 anni. Nessuno ha fatto nulla, in quel sistema, ma non solo lì. Questa cosa sta succedendo e oggi il caporalato non c'è mica solo in agricoltura e non c'è mica solo a Latina. Questa cosa c'è in tutta Italia. Vogliamo parlare della logistica? Vogliamo parlare dell'edilizia? Vogliamo parlare di altre cose? Sì, quello... E perché si è determinata una situazione di questa natura? Per la quantità di leggi del cavolo che in questi anni sono state fatte, che permettono attraverso l'appalto, il subappalto, il sottappalto, la finta cooperativa di poter fare quello che gli pare. Non si stanno applicando le leggi e altre leggi andrebbero cancellate, come la Bossi-Fini, oppure come è successo in questi giorni a Modena, la considero un fatto importante perché c'è stata una sentenza, lì un lavoratore che ha denunciato il suo sfruttamento, veniva pagato 1 euro all'ora, insieme ai nostri sindacati della categoria degli edili si è rivolto anche al giudice e il giudice, quando ha visto la situazione, ha condannato l'azienda e ha riconosciuto il minuto dopo, siccome quello era un lavoratore sfruttato, gli ha dato il permesso di soggiorno. Una delle cose da fare è questa. Che questa è una delle vostre battaglie, una delle battaglie, certo, che avete portato all'attenzione dell'opinione pubblica. Insisto, saremo a Latina al mattino per una grande manifestazione. Io penso, e colgo l'occasione per dirlo, perché noi vogliamo che non solo non succeda più quello che è successo a questo lavoratore, ma perché si apra una vertenza in tutto il paese per cambiare questa situazione. Grazie a Maurizio Landini per essere stato con noi. Buon lavoro e buona estate di battaglie. Noi ci vediamo.